Credo che la mia moto si sia incastrata. Come faccio a uscirne? Takemura, dove ti trovi? Eccoti, ciao. Una pizza quella? Parla con... Vorrei farlo, se il gioco me lo permettesse. Sì, gioco, per favore, ecco. Siediti. Un attimo. Non hai un brutto aspetto. No, sono migliorato. Una volta in macchina, non pensavo che ce l'avresti fatta. Neanche io pensavo ce l'avremmo fatta. Che cosa vuoi, perché mi hai aiutato riguardo il biochip? Perché mi hai aiutato? Perché mi hai aiutato? Mi servivi vivo, questo non è cambiato. Lo immaginavo, cosa vuoi? Che cosa vuoi da me, di preciso? Tanto per cominciare, devi dirmi dove trovare Evelyn Parker. Non se ne parla neanche. Cosa ha a che fare con te? Ha avuto una relazione con Yorinobu Arasaka. Lei sa come arrivare a lui. Nel senso... Avevo già pensato di fare due chiacchiere con lei. Ha promesso di liberarmi dal chip. Non ci contare. Se ne sarà già andata molto lontano. Hai appena risposto alla tua domanda. La stai cercando. Ti sei appena risposto. Hai appena risposto alla tua domanda su dove sia Evelyn. Molto lontano. Perché credi che ti aiuterebbe a rimuovere il chip? La aiuta una corporazione? Non ne ho idea, credo di sì, non credo, no, mi fai troppe domande. Non credo. No, credo di no. Puoi dirmi di più? Per quanto profumo si metta un corporativo al mattino, a ora di pranzo puzzerà di imbrogli. L'unica cosa che riconosco a Evelyn è la determinazione. Quello è vero, assolutamente. E anch'io puzzo di imbrogli? No. No. Tu stai cominciando a puzzare. Ma dai, che stronzo. Ok, devo salvare una vita, la mia, quindi devo proprio andare. Hai finito? Devo proprio andare. Adesso mi ferma. Lo immaginavo. Aspetta. Ecco, ti pareva. Yorinobu Arasaka deve rispondere del crimine di parricidio. Lo sapevo che tu tu non mi stavi cercando per uccidermi. Cerco vendetta. Molto più comune qui. Questo è vero. Ho alleati pronti a distruggere Yorinobu. Mi servono soltanto delle prove. Tipo un video. Credi dal mio cervello, tieni. Le parole di un mercenario. Al momento non ho di meglio. Non conosco nessuno qui. Sono un fuggitivo. Sono braccato. Beh, siamo in due che siamo messi nella merda. Vuoi che accusi Yorinobu davanti ai pezzi grossi? E quindi, ai pezzi grossi? Siamo nel quartier generale della Arasaka e annunciamo a tutti che Yorinobu è l'assassino di Saburo? Organizzeremo un incontro con persone ragionevoli e un luogo neutrale. Useremo certe procedure per verificare la verità. Una macchina della verità. Esatto. Parla. Ti pareva. Allora, un'altra opzione. Stai morendo. Non hai idea di come fare. Questo è vero. Adesso appare Silverhand da dietro. Da un chip, il Relic. Una tecnologia della Arasaka. Quanto sai tu in realtà? Questa corporazione potrà salvarti oppure farti sparire facilmente. Molto facilmente. Si alle spalle le persone giuste. Giochi politici. Anders Helms, intendi dire quel tipo di persone? Di che tipo di persone stiamo parlando? Sentiamo. Persone come Anders Helman. Come conosci quel nome? Preparandomi per il colpo. Il Relic è un progetto di Hellman, una sua creazione. Non è così, è una pedina. Stavo pensando a qualcuno di più potente. Di che tipo? Inoltre, Anders Hellman è fuggito dalla Arasaka e li ha traditi. Mi sembra sia una roba... Ecco, adesso appare, Anders Hellman, sono tornato. Mi sembra che tutti siano... cerchino di fuggire da questo posto. Perché tutta sta enfasi? Sì, ma i sottotitoli. Dunque, Anako-sama, vorrei iniziare chiedendole... Fa tutta feccia della Arasaka ovunque. Ma dai, è cambiato. Ehi, stavo ascoltando. Ma taci, sei l'unico che vuole vedere questa merda su quella troia corporativa. Cosa hai detto? Ti pareva. Calmata, quel tipo. Lascia stare, Takemura.
Torna giù, per favore. Almeno uno di voi ha un po' di buon senso. Che sennò qua finisce a rissa, ti prego. Comunque, quella era la moglie di del vecchio, sicuro. Mi serve tempo per rifletterci, non dovremmo attirare l'attenzione. L'ultima cosa che vogliamo è attirare l'attenzione. Mi dispiace. Un stupido riflesso. Nah, tranquillo, mi serve tempo. Grazie per l'offerta. Devo rifletterci su. Ti contatterò. Mi serve tempo. Tempo per organizzare. Potrai guadagnarci se mi aiuti. Penso proprio di sì. Tutto se mi togli sto coso. E di non lasciare la città. E dove vuoi che vada? Lasciare. Chi ce l'ha più soldi? Perché dovrei? Mi serve aiuto. E qui posso trovare le persone. Esatto. Qualcun altro che non sia uno specialista Arasaka? Non c'è nessuno. Nessuna alternativa. Meh. In realtà abbiamo parlato di qualcuno. Esatto. Proverò con Evelyn Parker, che è il creatore del Relic, deve saperne di più. Anders Hellman ha inventato il Relic. Se voglio rimuoverlo, è il mio uomo. E se questo significa sfidare di nuovo l'Arasaka, così sia. Tanto noi gridiamo in mezzo al bar. Ho passato molti giorni a cercarlo. E come si dice? Beh, quanto ci fai che noi che siamo i protagonisti lo troviamo, sicuro. Corporativo abbandonato, qualcuno l'ha reclutato. Abbandonato? E dove è andato? L'ha reclutato un'altra corporazione. Da quel che so, ha agito da solo. È un tipo meticoloso. Ha pianificato bene. È scappato proprio del tutto. Non se n'è andato da qualche altra parte. No. Quindi, perché stiamo cercando Hellman? Perché stai cercando Hellman? È stato lui ad avvertire Saburosama dei piani di Yorinobu. Conosceva bene entrambi. Eh beh, sì, certo. Sarebbe un testimone importante. Meglio di Evelyn, quello è poco, ma sicuro. Corporati squittiscono. Per giorni ho raccolto informazioni. Portavano tutte nello stesso luogo, il club chiamato After. È qua dietro, è dove mi son teletrasportato. Sono stato liquidato dalla regina dei Fixer. Rogue. Liquidato. Ha capito che eri un corporativo, non sai parlare con le persone come lei? Ha capito che eri un corporativo? Preso per un corporativo. No, mi ha visto come l'assassino di Saburosama. Ma come? Rogue è ben informata, sa buona parte di ciò che succede in città. Potresti chiederle di Hellman. Io non posso. Quella donna è esigente, cara e sgarbata. Proverò con Evelyn Park. Il creatore del Relic deve saperne più di chiunque altro. Ma io volevo provare questo. Proviamo con Evelyn allora. Un po' di fortuna. Rintraccerò Evelyn. Buona fortuna. Se non ti ha potuto aiutare in passato, non potrà nemmeno adesso. Eh già. Onore tra ladri. Mai sentito parlare? No. Sì, l'ho trovato ironico. I ladri non ne hanno. C'è solo il vero onore. Certo. Vallo a dire a Yorinobu Arasaka. E questo è vero. Quella Parker non ti aiuterà. Parker. Fossi in te, comincerei a cercare un piano B. E cosa faccio? Ma ammazzo. Ascoltami. Un piano intelligente non ce n'è. Stare qui. Senti, fa come vuoi. Cerca Parker, Hellman, chi ti pare. Io mi farò restituire qualche favore dagli amici. Bravo Takemura. Quando i miei contatti nella Arasaka vorranno ascoltarti, ti chiamerò. Bravo, finalmente. A presto allora. Ah, possiamo andarcene? Se per miracolo dovessi trovare Hellman, ti prego di informarmi. Io e lui abbiamo degli affari in sospeso. Chissà perché la cosa non mi sorprende. Quindi, oi là, Johnny, ciao. Sporcizia e ravioli riscaldati. Per certe cose Night City. L'Arasaka è sempre una macchina dispotica e il mondo è in rotta di collisione con il caos. Ma eh beh, sì. Almeno Rogue è ancora viva. La conosci? Lasciami stare. Ah, ora siamo amici. Sai che è un bel coraggio. Prima cerchi di uccidermi e ora vuoi essere mio amico. Far finta che non sia. Quella tipa mi sta guardando. Lo sai che non serve alzare la voce per parlare con me? Ehi, ehi, cosa vuoi? Che cazzo vuoi? Ho riflettuto su un po' di cazzate. Ho cambiato idea. Non voglio più uccidere. Oh, meno male. Va a farti fottere, stronzo. Ehi, non è facile neppure per me. Tu ti sei svegliato in una discarica. Io nella tua testa, stando con i tuoi pensieri e i tuoi ricordi. Credo che siamo pari. Abbiamo avuto un risveglio ora di merda entrambi, no? Da un altro punto di vista. Credo che potremmo aiutarci a vicenda. Potremmo iniziare con Rogue. Noi due ci conosciamo da secoli. Questo è interessante.
Tu puoi aiutare me, ma per favore. Sei lo spirito del Natale passato, stronzo. Gli amici che avevi sono morti o così vecchi da non ricordare nulla. Nah. Johnny Silverhand è morto da leggenda, non si può dimenticare. Questo è vero, se no non avrebbe un drink. E cosa dovrei dirle? Che ha un tumore parlante nel cervello che dice di essere il suo vecchio amico Johnny. Fidati, Rogue ha sentito cose ben più strane. Tanto tempo fa, quando non eri neanche un prurito nello scroto di tuo padre. Ma dai! Non devi. E beh, 50 anni fa. Ho visto i tuoi ricordi. Che schifo. Ma dai! Rogue mi crederà. Tu portaci solo all'Afterlife. Portaci? Ok, andiamo. Non c'è nessun noi. Signorina, salve. Buongiorno, vuole un caffè? Chiama Judy, cerca Evelyn all'Izzy's Bar. Aspetta. Che missioni abbiamo in concreto? E quella luce blu che cos'è? Che cosa abbiamo qui? Ehi, guarda. Guarda che roba. Lo vedi anche tu, vero? Sì, lo vedo. O sono completamente pazzo o sto avendo un momento misto. Com'è che si chiama quella tipa, quella con i capelli... Misti? No, credo più di avere un neurone fuori posto da far controllare a Victor. Magari chiedo entrambi. Beh, sì, sarebbe un'idea. Sembra strano questo coso. Comunque, preferirei chiedere a Misty. Quindi abbiamo Ghost Town e Automatic Love. Dobbiamo trovare Evelyn oppure andare all'Afterlife. Io punterei a questa. Punterei ad andare all'Afterlife, che è qui dietro, quindi. Mi sa che ho trovato... Dov'è? Un altro di quei graffiti strani. Ma non so dove. Proviamo ad entrare, magari lo troviamo qui. Eccolo lì, aspetta. Chi l'avrebbe mai detto? Traditore. Che cosa ti hanno promesso? Di sicuro. Che cacchio volete? Ed eccoci di nuovo qui all'Afterlife. Ehi, spostati. Ehi. Grazie. Ehi, ciao. È dall'altra volta che non ci vediamo. Voglio ricordare un amico. Un mio amico si è guadagnato un posto sul menù qui. Quel toro ciulo con la crocchia. L'ho saputo, mi dispiace. Lo so. Ricordi il suo drink, la ricetta? Vodka con ghiaccio, succo di lime e zenzero. E un pizzico di amore. No! Ah, giusto. Il cocktail si chiama... Jackie Wells. Bene. Allora, il primo Jackie Wells lo offro io. Grazie, Claire. Grazie. Grazie, Claire. Nessun problema. Se hai bisogno di qualcosa, chiamami. Oh, voglio sposarmi con questa donna ora. Beh, grazie, Claire. Grazie di aver ricordato un mio amico. Ehi, no, devo passare. In tutto questo cazzo di casino, mi ci hai messo tu. Lo sai. Ho perso tutto. Per colpa tua. Lo ripeto ancora una volta. Impara a risolvere i tuoi problemi. Quella è Rogue e questa chi è? Panam. Non ti fidare di nessuno. Lo so, grazie. Posso passare? Rogue, vorrei parlare. Tutto ok. Grazie. Ehi là, ciao. Non qui, non lì. Chi sei? Mi chiamo V. E che cos'è? Esatto, chi sei V? Tutti questi anni. E là. È davvero lei? Quella bastarda di Rogue stravaccata su un divanetto all'Afterlife. Anders Helmers, dove trovarlo? Che problema ha? Sto cercando Anders. Sto cercando un tizio. Ah sì? Anders Hellman. Ingegnere, lavorava per la Rasaka. Un secondo. Gli 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 gli. Anders Hellman. Cercalo, per favore. Ah, così? Facile. Grazie. Aspetta a ringraziarmi. Primo, il mio aiuto ha un prezzo. Secondo e terzo. Dexter Deshawn, Jackie Wells, T-Bug. Tutti morti. Il tuo nome non mi è nuovo. E ti lascio alle spalle una bella scia di cadaveri. La più brutta delle sfortune. La stronza che conosco. Chiedile della Rasaka Tower. Di quando mi hanno sparato davanti a lei. Hai lasciato uccidere Johnny, anche tu hai perso qualcuno in azione. Sapevano cosa rischiavano. Cose del genere succedono a chiunque. Anche ai migliori. Anche a te, Rogue. Alla Rasaka Tower, ti ricordi? Chi è che avevi perso? Johnny qualcosa. Johnny qualcosa. Ti sei preparato? Ovviamente. Ovviamente. Ho un aiuto. Bando ai sentimenti. Parliamo di lavoro. Ti serve il mio aiuto. Quindi tira fuori gli Quanti vuoi?
paga? E se non avessi i soldi? E se non avessi i cash, mi diresti fanculo e buona giornata? No, più qualcosa tipo torna quando sono le regole. Onesto, onestissimo. Ci allora sta. Ci si vede, presto. Io in realtà i soldi ce li ho. Io in realtà ce li ho i soldi, eh. Aspetta un attimo, scusa due secondi. Ehi, ti interessa un lavoretto? Ah, tu mi dai i soldi, immagino. Oh yeah, di ascolta. Hey, ho i soldi. Ce li avevo già fin dall'inizio, in realtà. Comunque, ecco a te, 15.000 euro dollari. Torna domani, ne riparleremo. Grazie, a domani. Ah, me lo offrite un Jackie Wells? Ah, così la passiamo la giornata? Seduti a un cazzo di bar? Wow, qualche tempo dopo. Ehi, Rogue, sono tornato. Sono qui per Rogue, mi aspetta. Sì, mi ricordo di te, eri qui ieri. Rieccomi. Ehi, Rogue, rieccomi. Che mi Questo dici tizio che... l'ho già visto da qualche parte. Due, grazie. Fagli spazio. L'ho già visto da qualche parte, forse in un trailer o qualcosa, può essere. L'hai trovato, spero. Non la vedo spesso, una simile determinazione. Deve proprio servirti questo tipo. Più che servirmi. Esatto. Anche questa non la sentivo da un Ehi, Claire, ciao. Lascia la bottiglia. Va bene, capo. Su, serviti. Grazie, alla salute. Alla salute. Secondo me è avvelenato. Ne avrai bisogno. No, dai, non è avvelenato, vero male. Chi è? Ah, le informazioni. Grazie, Nix. Regina dell'Afterlife. Chi l'avrebbe mai detto? Ho uno shard per te. Va bene il fatto che non esiste più la vecchiaia, però cavolo, prendi il chip e diamo un'occhiata. Vediamo cos'è. Va bene che non si invecchia, però cazzo, questa qui dovrebbe avere all'incirca 70 anni almeno. Forse anche di più, se sono passati 50 da quando lui è morto. Ne è morto. Ma il suo nome è in qualche file top secret della CNT. È una sussidiaria della Kang Tao, cinese. La Kang Tao la usa come copertura d'armi per le sue operazioni più sensibili. Sensibili, certo. Ammazzare gente, roba losca. Si stanno preparando al trasferimento. Si prepareranno a trasferirlo. Tu come lo sai? So come lavorano le corporazioni cinesi. Vogliono farlo sparire. Ho fatto benissimo a fare corporativo, porca troia. Mappa decriptata dei L'ho fatto benissimo. Pensi che Hellman sia in uno di quelli? Come scopriamo quale? Vai e cerca. Guarda un po' i dati di questo. Un solo AV, niente supporto a terra, nessun documento di trasporto. Strano. Certo, non sarebbe la prima volta che la Cantao trasporta roba non dichiarata. Ma... sai che novità. Guarda i dati di carico della AV. Già approvati dal sistema. Troppo leggero. Non c'è niente furto. Solo una persona. Ma c'è una lista dei passeggeri. Ah, ok. Squadra di sicurezza della Kang Tao. Più un VIP. Trasferimento da CNT. Deve essere proprio quello. Questa era la buona notizia. La cattiva è? Qual è quella cattiva? Quella cattiva è il luogo d'estrazione. Guarda, questo è lo spazio aereo di Night City. Minchia! Tutto questo. Impossibile di lottare la V senza che la polizia se ne accorga. Esatto. E qui saremmo troppo vicini alla Kang Tao. Guardiamo la V un attimo di troppo e ci sguinzagliano addosso i loro uomini. Siamo fottuti. Ma qui, Jackson Plains. Stretto corridoio appena fuori città e fuori dalla portata della Kang Tao. E anche da Night City. Terra di nessuno. Li colpiamo lì. Ti servirà qualcuno della zona. Qualcuno che organizzi l'operazione e che procuri l'attrezzatura. Ok. Conosci qualcuno? Quindi un nativo. Merda, conosci, no, c'era un'opzione sotto. Vabbè, amen. Panam Pan. Ah, la tipa di ieri. Ha perso l'appoggio del suo clan. Ma è una vera nomade. Conosce bene la zona. Interessante. E ti aiuterà. Non ha scelto. Perché te lo deve? Non mi sembra allettante. Né per lei. Beh, l'abbiamo conosciuta ieri, no? Le cose allettanti hanno un prezzo che non ti puoi permettere. Questo è vero. Quello che non posso permettermi è di farmi sfuggire Hellman. L'operazione è tua, decidi tu. Grazie, capo. Panam è costretta ad aiutarti, perché? Perché Panam dovrebbe aiutarmi? Sento puzza di fregatura. A volte Panam muove della merce per me. Il suo ultimo lavoro
Non è andato molto. Sembra che lei lo veda, Johnny, però lei continua a guardarlo. Ha perso la merce e il suo mezzo. Panama farà di tutto per riprenderseli. È una questione di orgoglio. Eh beh, certo, magari l'ha anche pagato quel mezzo. Ok, forse posso aiutarla. Ma se non sappiamo nemmeno dove cercare. Lo sappiamo. Lo so io. Perché? Dov'è finito? Dimmelo allora. Ok, dimmi cosa sai. Rocky Ridge, una città fantasma appena fuori Night City. Panam sa dov'è. Ok. Andate lì e recuperate la merce. E anche il mezzo. Eh beh, certo, giustamente. Ma prima ovviamente la chiamerai. Ti mando i suoi dettagli. Grazie, capo. Era ora, cazzo. Diamoci una mossa. Andiamo allora. Tutto chiaro. Grazie. Buona fortuna. Grazie. Probabilmente, come dicono spesso, ne avrò bisogno. E la Madonna, cazzo succede? L'operazione corporativa finirà solo... Micchia, cazzo sta succedendo? Cos'è sto bug incredibile? Cioè, bug nel gioco, ovviamente, si intende. Oh! Cazzo! Che sfiga di merda! Cazzo è successo qui? Cazzo, come... Come vi siete fatti tutto questo giocando a biliardo? Oh, Takemura, dimmi. Vuoi parlare? È importante. Sentiamo. Cosa è importante? Potrei aver trovato una soluzione al problema che condividiamo. Mi sono messo in contatto con un vecchio amico della Arasaka. Ok. È qui a Night City. Come tutti. Mi serve qualcosa? Perché tutto questo mistero viene al punto? Vecchio amico, contatti con persone influenti. Perché tutto questo mistero? Vieni al punto. Ti avevo detto che avrei pensato a varie opzioni. Quella. Bussato a più porte. Sto morendo? Ho organizzato un incontro. Io, te e questo. Sguasto a Relic, minchia. Dirgli quello che hai detto a me. La verità sugli eventi del Conflitto Plaza. Non credo che lo convincerai facilmente. Ma è un inizio. Va bene, dove ci vediamo? Va bene, dove e quando? Japantown, dopo il tramonto. Ti mando la posizione. Troppe missioni tutte attive, amico. Comunque Relic sta iniziando a dare problemi, eh? Non che la cosa mi sorprenda. Chiamiamo Panam, vediamo che cos'ha da offrirci. Pronto? Sono V, Rogue mi ha dato il tuo numero. Ehi, Panam. Rogue mi ha dato il tuo numero. Mi chiamo V. Ottimo. Come intenzione di incularmi stavolta la vacca sacra? La vacca sacra. La roba è l'auto, le rivuoi, lascia perdere Rogue, posso aiutarti? Senti, non me ne può fregar di meno dei problemi tra te. Ma dai, che cattiveria! Per te. Bene, ma al momento sono a riprenderti la roba e la tua auto, giusto? Posso aiutarti? Come lo sai? Di Bonita Street, al confine della città. Vediamoci lì. Ok, arrivo subito. C'è una moto in vendita. Questa sembra figa. Questa sembra molto figa rispetto alla mini smart qui come la mia macchina. Vediamo dove si trova. Giusto curiosità. A 800 metri. Dai, andiamo a vedere la moto. Vediamo quanto costa. 22.000. Figa, non avessi pagato 15.000 prima, forse potevo permettermela. Beh, vorrà dire che dopo questa missione si va in giro a cazzeggiare in giro. Parcheggio perfetto! Ehi là, salve. Pensavo di procurarmi del nuovo cromo. Secondo me sei nel posto giusto. Anche io lo penso. Che palle, io vorrei cambiare sto pezzo, con qualsiasi altra cosa mi andrebbe bene, però non posso. Ecco, questo è qualcosa di interessante, finalmente qualcosa che posso mettere nella mia corteccia. Costa solo 3.000, aumenta del 10% i danni critici. Andiamo. Conversione corporea totale. Ho praticamente un pezzo per ogni zona. Perfetto, non male. Ah, qui sta succedendo un casino, vediamo. Vediamo se i nemici... Ok, non sembrano cattivi. Visto che sono stronzo, io farei un bel contagio. Se fossi te, inizierei a correre. Anche io se fossi in voi correrei. State morendo contagiati tutti. Vediamo, creperanno. Oh, dannazione, di poco. Vediamo, posso contagiare anche lui? No. Però posso fare lo shock o il cortocircuito. Peccato. Va bene. È il momento di andare a fare a botte.
Dove sei? Madonna mia. Allora, non posso... Dove sei? Non posso fare tanto lo sgargiulo, purtroppo, con le lame della mantide. Sì, sono potenti e tutto il resto. Sono strapotenti e tutto il resto. Il problema vero è che comunque i nemici, quando uso gli attacchi corpo a corpo, mi colpiscono e fanno male alcuni. Non tutti, fortunatamente, però alcuni sì. Però guarda che soddisfazione. Ok, ce n'è ancora uno. Rispondiamo. Visto che lavoreremo insieme, mi sembrava giusto salutarti. Chi sei? Mi chiamano il capitano. Non ho idea di chi tu sia. Vedo che non servono le presentazioni. Esatto. Le hai fatte tu per me. La gente mi cerca per fare affari. E io è un fixer. Mangio, dormo e respiro affari. Beh, certo. Guarda, tutto quello che vuoi con quel caschetto, poi. Ti serve un mezzo nuovo? Una moto? Sì, non mi dispiacerebbe averlo, però mi servono i soldi. Ok. Va bene, grazie, però mi servono prima i soldi. È stato molto soddisfacente usare le lame della mantide. Ah, eccomi qua. Scusa per il ritardo. Fermi tutti. Ho visto un altro graffito di quelli strani. Vediamo. Eccomi qua. Bah. Io non riesco a capire. Probabilmente devo andare da Misty per farmelo spiegare, però chissà cos'è. Ehi là, ciao. Ehi, Panam. Così tu sei lì? Sì, ci siamo visti l'altro giorno. Aiutami a scoprire. Lo scoprirai. Rug ha detto che possiamo aiutarci a vicenda. Possiamo aiutarci a vicenda. L'ha detto Rug. Dovevo immaginarlo. Ok. Dimmi tutto quello che sai. Oppure torna da Rug a dirle di andare a fare in culo. Vabbè, certo. Ehi, rilassati. Che cazzo di problemi hai? Ehi, rilassati. Ehi, su. Ti dai una calmata. Non dirmi che devo fare. Quello okay. È vero. So dove trovare la merce e la tua auto. Ma se ci vai da sola, non le riavrai. E potresti perdere anche qualcos'altro. Qualcosa di molto più importante. Quindi escogitiamo un piano. Ah, che cosa vuoi? Esatto. Sto cercando un tizio, mi serve il tuo aiuto per un assalto a un convoglio della Kang Tao. Devo intercettare un trasporto. Meglio essere onesti. Voglio sapere se posso contare su di te. Ma che cazzo ti passa per la testa? No. Riguardo a te o al lavoro? La V della Kang Tao dovrebbe passare sopra Jackson Plains. Pare che sia un bene. Sì, ne dubito. A bordo ci sarà un tizio, devo parlargli. Tutto qui? Vuoi solo parlargli? In cambio ti do informazioni sulla tua roba e ti aiuto a recuperarla. Ci stai? Va bene, tanto, peggio di così. Io... Merda! Vuoi che ci guardo io? Ma dai, il clacson. Ok, va bene. È ancora lì, ma però. Ma se vuoi il mio aiuto prima dobbiamo riprendere la mia Thornton. Allora, dov'è? A Rocky Ridge. So di un incontro a Rocky Ridge. Dovresti sapere dov'è. La macchina è lì e la merce pure. Nash, figlio di puttana. Io ti strangolo. Chi? Rocky Ridge. Andiamo. Aspetta, devo rifletterci un po' su. Ok. Tutto il tempo che vuoi, tesoro. Cazzo. Sì. Ci servirà una mano. Dobbiamo fare una breve tappa prima. Ok. Vuoi dire dove? Dammi un secondo. Devo chiamare il cliente e convincerlo a dare buca al bastardo. Johnny! Vuole tagliare fuori Rogue dallo scambio. Ha fegato la ragazza. O è più idiota di questo? Johnny! Ehi! Dove le trovate quelle sigarette? La merce a Rocky Ridge. Il fatto è che il figlio di... È ancora qua il clacson, eh? Bosa, ci penso io. Ti chiedo solo di darmi una possibilità. Dai, Bosa. Cosa c'è scritto dietro? Quanti consegni ho fatto per voi? E quante volte ho fallito? Hai la mia parola. Comunque mi piace come è vestita, è... Okay. È particolare. No, non annullare lo scambio. Tu non presentarti. Penso io a tutto. Brava Panam. C'è bisogno di chiedere. Certo che sì. Grazie, boss. Non te ne pentirai. Penso proprio di no. Okay. Mi sembri una persona affidabile. Si è fidato di te, Boz, chi è? Ok, dove andiamo? Quindi...
Ora dove andiamo? All'accampamento degli Aldecaldo. Devo vedere gente del vecchio clan. No, ecco cosa avevi scritto dietro. Non sono affari tuoi. Questo lo immaginavo. Meno male. Andiamo allora. Bene, andiamo. Sali. Guidi tu o guido io? Ah, guidi tu, perfetto. Quanto ci fai che partirà una sparatoria, purtroppo. Ehi, ciao. Bel mezzo, dove hai preso quest'auto? Dove hai preso l'auto? Dal vialetto di una villa di rancio. Sì, esattamente. È un problema. No, per nulla. No, per niente. I gusti sono gusti. Vaffanculo. C'ha ragione, poverina. Come ti sei cacciata in questa merda? Come ci sei finita in questa merda? Mi piaceva il colore. Il deodorante e il seggiolino erano in omaggio. Ah beh, certo. Sai che non parlo dell'auto. Che cazzo vuoi che ti dica? Che non voglio farla passare liscia al mio socio per avermi derubato? Che la mia fixer mi ha fatto fare la figura dell'imbecille? Sì. E tu? A che cazzo ti serve quel coglione della P? Il coglione ha un problema. Delle informazioni che mi servono. E mi servono in fretta. Sto crepando, va bene? Ma perché non mi ha detto che sapeva di Nash? Perché è stronza. Meglio non chiedersi che cosa le passa per la testa. Quella stronza mi sta davvero sul cazzo. Lo immagino. Lascia perdere Rogue, forse Rogue piace solo tirare le fila. Dovrei chiedere a lei di Nash. Lascia perderla. Senti, lascia perdere Rogue. Non capisco che cazzo te ne freghi di lei. Perché mi servono i soldi? Quello è vero. Non farti prendere per il culo da lei. Non è l'unica fixer in città. Questo è vero. Eppure tu sei qui solo perché ti manda lei. Ma solo perché ne ho bisogno. Tu non la conosci, per niente. Ti ha detto che è stata lei a farmi lavorare con Nash. Forse si è dimenticata di dire che Nash è un Raffin Shiv. Chi? Rogue deve avere i suoi motivi, forse non lo sapeva. Forse aveva i suoi motivi. Avrà avuto i suoi motivi. Ma non mi dire. Rogue non apre mai la bocca senza aver prima valutato i pro e i contro. Sa sempre cosa dire e cosa tenere per sé. Questo è vero, si è visto. Guarda quelle belle auto che continuano ad andare e scomparire. Andare e scomparire. Guarda come fare energia pulita. Un bel campo pieno di pale eoliche che non danno fastidio a nessuno in città. Ok, ci siamo quasi. Tiriamo su i miei amici e andiamo a Rocky Ridge. Ok, capo. Spero che prenderemo un'auto migliore, però. Ehi là, ciao. Cazzo vuoi, Panam? Scendi. Magari questi sono stronzi. Ah no, sono i suoi amici, credo. Ehi là, ciao. Bene, bene. Guarda un po' che abbiamo qui. È un fantasma oppure ho bevuto troppo? Fanculo anche a te. E lui chi è? Un conoscente? Ma Vi, come? Sono Scorpion e Mitch. Due vecchi. Ciao. Amici. Già che non combineranno niente? Non babysitter. Non babysitter. Socio in affari. Qual buon vento ti porta qui, ragazza di città? La metropoli è troppo piccola per te. Hai idea di quanto si incazza il vecchio se ti rivede qui? Non mi rivederà. Solo di passaggio. Non c'è bisogno che solo lo sappia. Adesso lo sa di sicuro. Ci serve il vostro aiuto, su stiamo perdendo tempo. Ci serve aiuto. Per cosa? Di che parlate? I Raffen hanno fottuto Panam. Dobbiamo fargli capire che hanno sbagliato. Quanto ti hanno fottuto? Una macchina. Abbastanza da convincermi a sorbire le vostre stronzate. Sai che faremo di tutto per te. Tesoro. Non possiamo. Fammi indovinare. Il vecchio ci ha detto di restare qui a sistemare quei generatori. Le batterie sono andate. I generatori? Devo aggiustarli io? Andate per dei cazzo di generatori. Cos'è, uno scherzo? Andrà tutto bene anche senza di loro. Ci serve davvero, ci serve, ragazzi. Il vostro aiuto. Stavolta no. Serviamo. Ma qui. Come? Non ci credo. Ma dai! Per dei generatori di merda! Quindi ve ne state qui a cuccia perché l'ha detto Soul. Non ve ne frega un cazzo di me! Panam. Non è per Soul, è per il clan. Lo sai. Ascolta, non possiamo lasciare il campo. Ma Soul non ha detto niente sull'equipaggiamento. Quindi ci darete delle armi? Ok. Bene, mi serve il tuo fucile. E un po' della mia roba. Roba di che tipo? E cerca di stare attenta. Beh, grazie ragazzi. Grazie di nulla alla fine, ragazzi. Siamo venuti qui solo per dell'equipaggiamento, insomma. Dovrei accontentarti di me. Eh beh. Aspetta che rubo un po' di roba. Non so.
Forse un po'. Ma dai, sono bravo io a combattere, credimi. Ehi, Panam, ti fermi un po'? No, me ne vado tra poco. Parliamo la prossima volta. Oh, un negozio di armi. Voglio vedere che cosa hanno da vendere. Posso entrare? Mi hai portato un altro. Saul, lo sa? Non sono affari tuoi, Bella. Ah, c'è anche un bisturi. Devo andare sia nel negozio di armi che dal bisturi, allora. Quindi questa è la tua roba? Io prendo tutto. Minchia, che fucile incredibile. Mi aiuti con questa? Che cosa c'è dentro? Cosa c'è dentro? Un po' di roba che dovrebbe farci comodo. Prendila. Secondo me adesso incontriamo il suddetto Saul. Vai, passa. Beh, grazie di nulla alla fine, ragazzi. Sì, su, dai, muoviti. Fatti sentire qualche volta. Un ad occhio, B. Ci penso io, grazie. Ok, te lo butto dentro. Scusami, non volevo. Te lo metto dentro. No, scusa. Infilo questo coso dentro. No, va bene, hai capito, dai. Sì, hai capito. Ok, torna all'auto. Dammi un secondo. Vediamo il bisturi che cos'ha per me. Cavolo, potrei comprare questo per 6.000, però poi divento povero. Eccomi, Panam. Scusami se ti ho fatto aspettare. Possiamo andare? Salta su. Sì, possiamo andare ora. Ok, siamo arrivati. Oh, finalmente. È stato un viaggio lungo. Scendiamo. Ci prepariamo a dare il benvenuto ai Raven. E abbiamo poco tempo. Ci toccherà improvvisare. Sai che novità. Diamo un'occhiata in giro. Cerchiamo qualsiasi cosa ci possa servire. Ok, abbiamo del tempo. Rocky Ridge non potrebbe essere più morta. È tutto a pezzi, non funziona niente. Già. È tutto disattivato. Non funziona un culo. Ci saranno dei generatori? Non funziona niente. Niente, tu hai trovato nulla? No, niente. Hai qualche idea? I Raffen arriveranno qui col buio, giusto? E noi gli faremo trovare una bella sorpresa. Ci serve solo un po' di... Ti pareva. No, niente. È tutto staccato. E noi riattacchiamo tutto. Controlliamo i trasformatori. Ok, andiamo lì a cercare. Eccoli qua, è stato facile. Controlliamo subito. Allora, eccoci qua. Vediamo. Oh, guarda, forse ce la caviamo con poco. Credo, spero. Ho trovato gli interruttori, ma non hanno corrente. Sai che novità? Non preoccuparti, vieni giù. So come sorprendere quei bastardi. Ah sì? Come? Bene, sono qui. Allora, l'incrocio prende corrente da quei trasformatori, giusto? Sì. Il quadro elettrico sul tetto. Attiviamo l'interruttore lì e tutto si accenderà come a Natale, ok? Sì, ma manca l'elettricità. Un diversivo, mi piace come idea. Tu pensi alla corrente, io penso alla Shiv. Ottima idea. Ci servirà un po' di energia. Cerco un modo per entrare. Ottimo. Probabilmente saranno tanti, non sappiamo quanti. Sai che novità. Dobbiamo farli fessi e raggiungere l'auto in qualche modo. Rilassati. Ho qualche idea. Voglio fare un giochetto con loro all'incrocio. Le lame di mantide in faccia. Appena vedranno le luci e andranno a controllare chi, come e perché. Boom! Sì, prima accendiamo il terminale di sotto. Il quadro sul tetto è un rottame inutile senza quello. Forza, diamogli una botta con la batteria della macchina. Dovrebbe bastare. Se riusciamo a fare la partita con quel macinino. Dai, forza. Vediamo se questo macina caffè può fare qualcosa. E quella roba lì invece. Il pannello sembra in buono stato. Bypasso il circuito e collego l'alimentatore. Dovrebbe funzionare tutto. Dobbiamo solo dare corrente. Prendi i cavi dal bagagliaio. Lo facciamo partire con la batteria del... Ce la farà almeno questo macinino a farlo? Secondo me, ti dico io, no. Ecco fatto. Colleghiamo i cavi e vediamo se ce la facciamo. Siamo russo collegato. Dammi un secondo, devo attaccare tutto qui. Là, si è spostato il cavo. Fatto. Ora quello nero. Cavo nero collegato. Ormai è andata. Ma questa vecchia carretta ha fatto il suo dovere. Ha fatto il suo ultimo colpo. Ci siamo adesso. Accendi il terminale dentro e quando hai dato corrente sali su quel tetto. Ok. Io mi sistemo sulla torre. Avremo tutto l'incrocio su un piatto d'argento. Ottimo. Accendi gli interruttori quando ti do il segnale. Capito? Sì, signora. 8 di forza, eh? E se non avevo la forza, come facevo ad entrare? Sono curioso, come avrei dovuto fare? Bella domanda. Prendiamo tutto e usiamo il pannello e attiviamo l'elettricità. Grande, ci sarà da divertirsi all'incrocio. Mettiamoci in posizione.
Andiamo sul tetto. Ecco fatto, bellissimo il doppio salto. E beh, penso che dovremmo aspettare. E ora aspettiamo. Sai che novità. Ricordati, appena li vediamo, dai corrente. Sì, capo. Ok, coprimi. Capito, coprimi nel caso. Certo. E si è fatta notte. Con la mia torna, la vedi? Difficile non notarla. Io non la vedo. Cerchiamo di fare piano. Se succede qualcosa inizio a bersagliarmi, ok? Perfetto. È quella la tua macchina, quella lì? Penso di sì. Però non riesco a bersagliarla. Quanta gente. Sarà un bel casino qua, eh? Su, preparati. Ci sono, eh? Ok, 3, 2, 1. Via! Sia fatta la luce. Prendi lo shuttle della macchina, ce l'hanno vista. Cerca una con la testa. Gente esuberante. Ok. Cerchiamo di fare attenzione, eh. Dovremmo spegnere tutto da qui. Ok, vorrei farla stealth. Vorrei farla stealth e vorrei passare dall'altra parte. Dobbiamo riuscire ad entrare. Le corporazioni hanno nascosto tutto sotto il tappeto. Ascolta. Facciamolo a modo mio. Che è successo? Aspetta che arrivo, vieni qua. Vieni qua che ti apro in due come una mela. Maledetto. Furfante. Altri furbi? Eh? Minchia, che colpo incredibile. Sangue, lo so. Curiamoci. E andiamo a prendere anche l'ultimo. Ecco fatto, tutto risolto. Come piace a me. Oh, non è vero, ce n'è ancora uno in vita. Vieni qua. Quella era la ciliegina sulla torta. Madonna mia. Aspettami in macchina. Beh, la tua bambina è sana e salva. Non sei contenta? Dove sei, Panam? Spostati, guido io. Ok, cambia, lascia guidare i professionisti. Non potevi aspettare, eh? Ecco, non vedevi l'ora, eh? Beh, la mia macchina. Beh, è molto più bella di sicuro di quella di prima, dai. Mi sembri molto contenta di averla recuperata, o sbaglio? Ma... Niente male la carretta. Da paura. Davvero da paura. Mi sembrava fosse morto il motore per un attimo. È la mia bambina. Ci credo. Visto? Ce l'abbiamo fatta anche senza Mitch e Scorpion. Ho fatto tutto io. Non è ancora finita. No. Esatto. Hai la roba, hai la macchina. Non ho preso Nash, che non era a Rocky Ridge. Il bastardo non è venuto. Hai capito. Ho capito dove vuoi arrivare, quindi volevi solo vendicarti. Ho capito. Ascolta, ho un piano. Va bene, andiamo a prenderlo. L'auto e la merce erano quello che ci interessava. Ce le abbiamo. La sesta strada ci aspetta. Ascoltami, porca puttana. Guarda, se vuoi il mio aiuto, io te lo do. Prenderemo la vecchia strada mai finita. Non se l'aspetteranno mai. Fidati. Ok, dare la caccia a Nash non era negli accordi. Prima concludiamo l'affare con la sesta strada. Vuoi saltare la base di Raffaele se fuori di testa? Ok, andiamo. Va bene, dov'è questo nascondiglio? A un tiro di schioppo da qui. Ok, andiamoci allora. Grazie, V. Di nulla. Ma perché c'è anche le miglia orarie sul lato destro invece che lì davanti? È stato il mio primo socio dopo che ho lasciato gli Aldecaldo. Quando sono arrivata a Night City. Mai fidarsi del primo che trovi. E avevo piena fiducia in lui. Come tutti. So come ti senti, ti capisco, la vendetta non vale quasi mai il rischio. So come ti senti. Capisco. So come ti senti. Hanno tradito anche me una volta. Ed è stato brutto. Non ho potuto.
L'ha fatto qualcun altro al posto mio. Ma se avessi potuto, l'avresti fatto? Assolutamente. Senza dubbio, non avrei esitato. Facciamola finita. Dai, Panam, andiamo. La cosa che mi turba è avere il contachilometri qua sulla destra. Pronto? Assolutamente. Prendiamolo. Andiamogli a fare il culo, forza. Non ti vedevo, Panam, è tutto scuro qui. Cos'è successo? Cos'era quella luce incredibile? Sta succedendo cose intanto. Io continuo a fare il passeggero. Finché mi scorrazzano a me va bene. Oh, ma sta andando più veloce adesso che dentro il... che fuori dal nascondiglio, eh. Allora, becca. Ok, curiamoci. Olla, cecchino. Con calma che il cecchino è brutto. Beh, morire mi sembra un'ottima scelta, non credi? Ascolta, hai rotto i coglioni adesso, eh? Qualcuno prenda la loro posizione! Ma stai zitto che ti vengo a fare il culo adesso. Roba viola. Cos'è? Non l'ho visto. Oh, le lame della mantide sono una gran soddisfazione, altro che... Ok, con calma. Stanno facendo a pezzi! Già, e non a pezzi letteralmente, non a pezzi metaforicamente, a pezzi letteralmente. Proprio con delle lame incredibili. Spacchiamogli il culo! Ok, curiamoci. E... via! Che è successo? Chi mi sta cercando di hackerare? Non riesco... Ecco fatto! Maledetta! Ti piace, eh? Dillo che ti piace essere trafitta! Ehi, ehi, ehi! Dove scappi? Non male come prima volta assieme, okay. Panam? Quasi. Unisciti a Panam. Unisciti a cosa? Reputazione livello 30. Eh beh, ho fatto una bella strage effettivamente. E per qualche motivo una delle mie lame è bianca. Dobbiamo assolutamente aumentare i riflessi. Ho appena trovato un fucile leggendario. Oh cazzo, aspetta, non l'ho visto. Era leggendario o iconico? Non lo so. Era iconico ed è un fucile di precisione. Bello. Cazzo, sì, questo sì che è un premio. Assolutamente, ne valsa la pena. Un bel giocattolino abbiamo qui, vedo, eh. Non male. Eccomi qua. Contenta? Com'è che avevi detto? Impara a risolvere i tuoi problemi, rimedia i tuoi errori. Nascemmo. Oh, aspetta. Un errore rimediato. Contenta? È la roba della sesta strada? Ci pensiamo più tardi. Consegnarla. Ma se me lo chiedi gentilmente, forse posso darti una mano io. Darmi una mano? Grazie, sono commossa. Ma mi sono già presa la mia fetta, tesoro. Temevo proprio che avresti dimenticato gli affari mentre andavi in giro a vendicarmi. Cazzo. Che stronza. Andiamo, ti senti meglio ora? Lascia perdere. Ti senti meglio? Allora, ti senti meglio? Forse un po'. Su, andiamocene. Andiamo. Questa Rogue è proprio una stronza. Ehi, senza cuore. Ciao. Mi sa che ha perso la bussola. Vuoi dirmi che prima era tutta sorrisi? Quello mai. Ma sa com'è stare dall'altra parte. Secondo me le servirebbe una bella scossa. Beh, è una brava ragazza. Ehi, boss. Ho la tua roba.
No, niente trucchi. Incontriamoci al Sunset Motel. Ah, un'altra gita insieme? Lo so che non scherzi. Ci sarò, contaci. Ok, ho fissato l'incontro. Brava. Chiudiamo l'affare e iniziamo a pensare a Ellen, ok? Brava. Sembra divertente. Andiamo. Eccoci arrivati. Fa parlare me. Guai in vista. Vai. No. Almeno non credo. Questo è il tuo affare. Io sono solo un passeggero. Ah, io non scendo? Panam? Ah, ok. Scusami, Scendo giusto per ovvia sicurezza. Sempre con una pistola che non c'entra niente. Panam! Come sta, Nesh? Tutto tremante. Non risponde più al telefono. Fossi in te, non sprecherei altro tempo a chiamarlo. Hai le palle, ragazza mia. E non poco. E questo cos'è? Per caso è in omaggio? Lavoriamo insieme, no, sono qui per tenerti in riga. Ha detto di che deve parlare lei. Socio. Ecco, roba di prima qualità. Ah. Che roba incredibile. Bella, allora, bella. Tutto ok? Controlla il tuo conto. Tra un paio di minuti sarà bello pieno. È stato un piacere. Ma credo che sia Rogue a dovermi pagare. Non sei male. Ti sei guadagnata una mancia. Andiamo. Grazie. Io ci guadagno qualcosa, Panam? Per averti aiutato? È andata bene? Sì, è andata benissimo, mi sembra, no? Facciamoci un drink. Ok, va bene. Mettiamo via l'arma. È stato... Oh, ho ottenuto una pistola perché l'ho appena messa via. Bene. Raffen spazzati via, sesta strada contenti. Una buona giornata per Panam Palmer. La giornata è ancora lunga. Eh già, è molto lunga. Beh, cercherò di non farlo. Ah, merda. Sto cazzo di relic. Dai, respira. Ciao, no. Ehi, nuovi affari o nuovi amici? Prova a indovinare. Tutti e due. Tutto bene qui? Quegli ubriaconi si sono fatti ancora vivi? E Raffen? Nah, tutto tranquillo. L'ho già sentita la voce di questo. Questo posto ha visto di peggio. Cosa posso portarvi? Tequila? Brosef, per due. Ah, ok, ha deciso lei. Quindi il pacco per la sesta, cos'era? Non hai sbirciato. Balo per idolo. Droga per i cyber psicopatici tra di noi. Li smerciano? Sì, hanno dei giri. Cliniche illegali, bisturi. Bevi alla tua macchina quello che ci aspetta. Alla tua macchina. Brindiamo alla tua torna. Grazie di tutto, socio. Grazie a te, Panam. E la Madonna, che trincata incredibile, ragazza. Oh, respira, respira. Ma è ancora piena, l'ho sentito il liquido. Grazie, Noah. Salute. Fammi sapere se vuoi qualcos'altro. Io voglio qualcos'altro, invece. Parliamo di Anders. Pensi che tornerai mai al... Ok, beviamo. Divertiamoci un po'. Ci spacchiamo a merda anche oggi, dai. Pensi che tornerai, oppure parliamo di Hellman? Gli Alte Caldo. Pensi che tornerai mai da loro? Cioè, non subito, ma... Un giorno? Non saprei. Da una parte, non ho nessuno al di fuori del clan. Cazzo, è l'unica vita che conosco. E dall'altra? Senza il clan, chi sono? Chi diventerei se stessi a Night City? Anche io avevo lo stesso problema. Potresti ricominciare da capo, è possibile. È dura farsi amici a Night City. Si può sempre ricominciare. Potresti ricominciare da capo. Io l'ho fatto. Esatto. Per ora mi sembra di essere capace solo di bruciare ponti. Nah, parli di possiamo crearne nuovi. No, ma grazie per il promemoria. giustamente. Vi, pensi che potrei ricominciare da capo anche con lei? Lei chi? Mi sembra una che punta gli eddi sulle persone giuste. Ah, intendi Rogue. Parliamo di Hellman. Ok, parliamo un po' dei miei interessi. Qual è il piano per Hellman? Ho ideato un piano, una prima bozza. Ma devo dormirci su per finirlo. Poi potremo parlare dei dettagli. Va bene. Tu pensa al piano, io penso al resto. Per rimanere in zona.
Ci mettiamo al lavoro verso mezzanotte, così non ci faremo notare. D'accordo? Nulla in contrario. Sai cosa? Che ne dici se ci incontriamo qui più tardi? Ho da fare in città. Come vuoi. Ti perderai solo un caffè molto forte e molto cattivo. No. Mi serve una stanza per stanotte. In realtà ho sbagliato, io non volevo dirle questo. È più tardi. Io volevo bere. Ah, beviamo, dai. Volevo fare il tasto bevi, ma non ho schiacciato in tempo. Oh, che stupido. Andiamo. Beh, Ghost Town è stato un successo, no?